Sì, l'ospite che abbiamo è Giovanni Scuderi. Buongiorno Giovanni, buongiorno, buonasera per chi ci segue in replica. Esatto. Lui, come ho detto prima, è il direttore artistico di questa bellissima iniziativa che si chiama Libero Palco. Sì. Allora, e che andrà Giovanni, in scena ti sabato. Ti sei portato il compitino, io questo te lo tolgo. Allora, vai. Ti voglio bene anche. Adesso dici senza foglietto esattamente di che cosa si tratta, così siamo più spontanei e meno. Bene. Allora, vuoi sapere? Sa tutto. Scusa, noi cosa vogliamo sapere? Dov'è intanto? Allora, intanto abbiamo anche le nostre grafiche. Esatto, il tutto aiutate, si svolgerà il 4 marzo, cioè questo sabato alle 20:30, al Teatro San Giorgio di Catania, quindi un teatro storico importantissimo, tra i più importanti d'Italia, legato ovviamente al Teatro Bellini di Catania, perché è gestito proprio dal Bellini. La direzione artistica è sua, presenterò io e quindi vi ringrazio per avermi invitato. Ringrazio soprattutto Pierluigi Di Rosa, che è l'organizzatore, il produttore, attraverso proprio Music Opera Festival. Perfetto. Vai, adesso parla tu. Adesso puoi parlare. Ma Libero Palco nasce come una vetrina, una grossa possibilità per, per i giovani artisti siciliani e non, perché vogliamo anche man mano allargare. Sì, esatto. Mm-hmm. E quindi di esibirsi in luoghi prestigiosi, come appunto il San Giorgio. San Giorgio è particolarmente prestigioso, devo dire. Voglio dire, non è che è una cosa che può capitare. Scusatemi, a tutti, esatto. È una bella fortuna. Totò, il principe De Curtis, si è esibito al San Giorgio, per dirne una. Ma tutto l'avanspettacolo di qualità, insomma, tutti i grandi spettacoli degli anni passati sono arrivati al San Giorgio. Io adesso faccio però sempre il catanese, quello che vuole sapere, ma quindi io arrivo là e suono, come funziona? Sai, dire Libero Palco non si sa mai, c'è chi lo Libero Palco, diciamo, parte tutto attraverso un sito che è liberopalco.it, attraverso un apposito forma di iscrizione, diciamo un'attenta giuria valuterà poi gli artisti che saranno quali sono i parametri di giuria, quali sono i parametri che poi determinano la partecipazione di un artista o di una band piuttosto che di un'altra. Sicuramente il talento prima di tutto, poi naturalmente anche noi prediligiamo la musica inedita, non è una condizione sine qua non, però diciamo che la musica inedita è più ben accetta. Infatti Giuseppe, questo diciamo che è il primo cast del primo evento, perché poi ce ne saranno altri, quindi tutti quelli che vedete sono arrivati al Libero Palco. Questo si è formato così, attraverso questo sito. Lo possono ancora fare, perché adesso che non lo stiamo dicendo, molti verranno a vederlo, c'è un biglietto d'ingresso? Sì. Quando sapeva? Tu vieni gratis. Vabbè, non no, 5 euro. 5 euro. Perché, perché ne... a me, un primo piano. Poi dico una cosa io. A me primo piano. 5 euro, non da fronte. 5 euro, c'è chi era con pullman, con tutta la famiglia e pave tu. Esatto. 5 euro, tutto pare. Però Giuseppe, c'è una motivazione, perché ne parlavo proprio appunto con Pierluigi Di Rosa, perché attraverso Sud Press, che è il suo giornale online, ha, come dire, promozionato ulteriormente questa manifestazione. I 5 euro sono un prezzo simbolico, per dire comunque diamo un aiuto a questi ragazzi, però l'ingresso deve essere, come dire, proprio popolare. Anche perché, diciamoci la verità, allora, deve essere popolare, però pagare 5 euro è anche un impegno, insomma, è tutta una cosa psicologica, piuttosto che dire entrate gratis, anche perché è come se fosse con 5 euro si risolva granché. Ma allora, detto questo, però, gli altri che vengono adesso potranno venire a vedere lo spettacolo, quelli che invece vorranno partecipare ad altri eventi come questi, ce ne dopo sono il già 4, in programma. Dopo il 4 marzo, che succede? Sì, il 4 marzo ci saranno altre date che man mano andremo a concordare con, per esempio, il Teatro San Giorgio, ma non solo, perché insomma noi vogliamo dare anche la possibilità a questi artisti, ad altri che si iscriveranno, di fare altri palchi importanti. Quindi non ancora, diciamo che non posso dire altro, però quindi potrebbero esserci anche altri teatri coinvolti, spazi importanti, spazi all'aperto, perché uno dei nostri, delle nostre prerogative è quello di dare proprio la possibilità a questi artisti di suonare in posti prestigiosi. Una cosa importante che ci saranno certamente sicuramente molte band che non conoscete, molti artisti adesso che si presenteranno, ma esatto, ci saranno anche delle guest star, ovvero tante band che a Catania hanno fatto e continuano a fare la storia della musica e soprattutto delle esibizioni live, insomma, sono band conosciutissime. C'è il nostro amico Pandi che verrà a trovarci presto, esatto. Poi François delle Coccinelle, Dario Greco. Banda 5 si chiama, Banda V. Banda V. Sì.
poi Fabio Marchese Band, Marsili, la banda Vicky, viene a dire Vigillito. Che c'era la banda come Maestro Vigillito una volta, come il Maestro Vigillito. E poi Vince and Sambo. Oh, yes. Vabbè. Sì, e poi invece questi New Talent, Beta Genesi, poi c'è uno presentatore, uno nuovo, Salvo Lo Fiore, è New Talent, lui è il Salvo Lo Fiore. Allora sono Beta Genesi, Burning Basement, Plank, Samo Big Band, Sogno, The Shades, che sono, benissimo, diciamo, gli artisti in vicinerba. Allora l'importante è quell'indirizzo mail info@liberopalco.it per il futuro, esatto. Scrivete, sicuramente vi risponderanno. Ma se nel frattempo venendosi a vedere questa vi contattano, vi conoscono, no, nel frattempo che c'è questa manifestazione, se siete musicisti intanto presentatevi, pagatevi 5 euro, vedetevi lo spettacolo degli altri, così capite anche che cosa stanno cercando, magari così va bene, esatto, come fare questa cosa. Allora fatelo, andateli a trovare il 4 di marzo sabato al Teatro San Giorgio, Libero Palco. Ancora posti? Possono venire tranquillamente a acquistarlo là? Sì, c'è un botteghino direttamente sul posto. Allora io vorrei proprio fare rivedere per l'ultima volta, sabato 4 di marzo alle 20:30 nel prestigioso Teatro San Giorgio di Catania in via di San Giuliano, con la direzione artistica di Giovanni Scuderi, la conduzione di Salvo La Rosa, l'organizzazione di Music Opera Festival di Sud Press e di Pierluigi Di Rosa, Libero Palco, che nasce anche da una vecchia idea di Matteo Musumeci, il maestro Musumeci, figlio di Tuccio, che insomma tanti anni fa lanciò proprio questa bella iniziativa. D'accordo, grazie anche al Teatro Bellini che vi dà una buona mano, quindi salutiamo anche il sovrintendente Giovanni Cultrera, il maestro Giovanni Cultrera. Bene, congediamo il nostro ospite. Tutto a posto, Giovanni, perché era molto preoccupato di questa. Invece no, no, gli abbiamo levato il foglio. Tutto bene. Grazie, Giovanni. Grazie, Giovanni. Viva! Tutto cori.